Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Resident Evil 2 Remake. Nella scorsa puntata abbiamo fatto dei piccoli progressi, anzi in realtà dei grandi progressi nelle fogne. Abbiamo trovato la manopola T e la chiave delle fogne per aprire un po' tutte le porte, credo, chiuse a chiave dentro le fogne. Adesso il punto qual è? Che noi dovremmo andare. Oh santi Dio! Ah, e abbiamo anche praticamente risolto qui l'enigma degli scacchi. È veramente stato semplice, se non ho valutato male la situazione. Dovremmo per forza di cose uccidere quello schifone. E vabbò, sta mappa è inutilizzabile, ragazzi. Non mi riesce a usarla. Faccio prima ad andarci a piedi. Dovremmo uccidere lo schifone ed andare nella nuova zona che possiamo aprire con la manopola. Oppure buttarci di sotto in mezzo a quei cadaveri e raggiungere il magazzino. Il problema è che quei cadaveri partoriscono letteralmente quegli insettacci schifosi che credo che ci avvelenino. Credo. Quindi non lo so, sapete cos'è meglio. Non lo so. Ora, lo schifone. Non ho modo di evitarlo qui. Guardalo lì. Schifoso. E se vado di corsa? Non mi cagare, non mi cagare, non mi cagare. Non esisto, non esisto. No, buono, no. Arrivederci. Ok, boh, finché fa così, per noi è tutto di guadagnato. È tutto di guadagnato. Allora, da qui possiamo raggiungere non so cosa. Però raggiungiamo. Noi andiamo. Ah, qui c'era l'armadietto. Cazzo, non mi ricordo più le lettere. SZ. Dimmi che c'ho ancora il volantino. Sì. SZF credo sia. Vediamo un po'. S. Oh yeah. Oh yeah. Olè. Ho sbloccato anche un achievement. Fabbro. Che bello. Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. E aspettate un attimo, però. L'avevo già aperto, quindi il coso lì dello schifone. O era da un'altra parte? Dov'era la valvola? Qui siamo arrivati alla stanza di controllo. Sto piano inferiore non ci torneremo mai. Come si fa? Dobbiamo aprire sta fessura manopola T. Dalla vasca di trattamento che ci si arriva da sopra? No, da sotto sì. No. Boh. Oh my god. Da dove? Da qui? Un labirinto sto posto. Cioè, più che altro la mappa è tutta sconclusionata. Non si capisce. No, ok, aspetta, da qua è da dove sono arrivato. E non c'era niente che potevamo fare qua dentro, giusto? È tutto fermo, spento, bloccato. Ora, qua noi possiamo ritirare sul ponte che non ci serve perché lì è comunque barricato. Quindi il ponte sta bene laggiù dove sta. Oh, aspetta, c'è qualcosa qui? No. Il ponte sta bene laggiù dove sta. Mentre scendendo da qui, dove si scendeva? Nella save room, da dove siamo partiti. Meraviglioso. Meraviglioso. Quindi continuiamo ad andare in giro a random perché mi oriento di più così che con la mappa. Davvero, non sto scherzando. Laggiù era chiuso. Buono te. Andiamo, da qui si torna di sotto. Dove c'era lo schifone? Ma io mi ricordo che qua sotto dallo schifone c'era una manopola. Mi sbaglio. Aspetta un po', da qui, 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 qui. Ah, qua c'era la stanza quella malefica. Montacarichi officina. Ah, no, era questa la manopola dello schifone che abbiamo aperto nello scorso episodio, quindi dato che io non riesco a risalire qua sopra, dove ci abbiamo lasciato un coltello. Ma vi giuro, non riesco a capire. Nella pausa dipendenti. Ah, si poteva prendere roba lì. Aspetta. Oddio, che paura. Si poteva prendere roba lì. Quindi torniamo sopra usando il montacarichi. Sempre là lo schifone. Sì, perfetto. Si poteva prendere roba. E forse posso tornare anche qui. Su di sopra e prendere quel coltello. C'era della polvere da sparo che dobbiamo prendere. Facciamo proprio la spesa in questo episodio. Raccogliamo tutto quello che possiamo raccogliere perché
abbiamo bisogno di tutto. Qua dentro non c'era... no, non c'era altro. Questi sono morti tutti. Merda, mi serve lo spinotto della torre per ritornare a prendere il coltello. Porca miseria. Però vabbè, intanto prendiamo la roba che c'è qui dentro. Prendiamoci la polvere da sparo e basta, solo quella ci avevo lasciato, sì. Poi c'era questo ascensore misterioso che vediamo dove ci porta. Io per sicurezza... no, anzi, pistola, va. Ah. Non te ne andare, eh. Oh madonna, quanti proiettili per la Magnum che ci sta dando, ragazzi. Quanti proiettili per la Magnum che ci sta dando. Oh, possiamo prendere sta roba. Mamma mia, devo tornare a prendere il distintivo. Ovviamente non posso tornare indietro, ma qua sopra c'era una save room, se non ricordo male, con... con le... ah, qui siamo dall'altra parte di dove abbiamo trovato il tipo con il braccione, l'occhio sul braccio. Ma guarda te che giro, ma complimenti, complimenti al level design, complimenti. Molto bello questo ritorno alle origini qua. Complimenti, ok. Se non ricordo male, di sopra, risalendo le scale, c'era una save room da cui possiamo prendere il distintivo e aprire quella teca. Così ci prendiamo anche le modifiche per la Magnum. Ammesso che siano per la Magnum, ma credo di sì, perché il fucile a pompa è tutto modificato, la pistola è tutta modificata, quindi credo proprio che siano modifiche per... oh, guarda un po'. Non mi dire, eh. Non mi dire. No, da dentro non posso spostare la statua, sennò da qui si ritornerebbe la stazione di polizia. E guarda un po'. E guarda un po'. Sarà un caso che la stazione di polizia sia così... LOL. LOL, ragazzi, non ci credo. Ragazzi, non ci credo. Si poteva tornare alla stazione di polizia qui. E Marvin come sta? Oh, Marvin. Girellone che se altro. Ma guarda te, oh. Ma guarda te. Vabbè, a sto punto ricontrolliamo anche qua. Ma magari allora troveremo anche la chiave di cuori per aprire queste altre porte. Vai a capire. Vai a capire, ma abbiamo fatto tutto, abbiamo preso tutto qua dentro, no? Qui che cosa c'è? Vaschetta! La vaschetta per cosare le foto! Buono, buono, buono. Buono, il resto abbiamo fatto tutto. Tutto, tutto, tutto. Ok, allora, prima Marvin, testa fermo lì, eh? Non credo che Marvin possa venire qua sotto. È una save room alla fine. Dammi, dammi, dammi. Posa qua. Posa qua. E dammi il distintivo. Olè. Madonna quanto mi è piaciuta sta cosa, ragazzi. Cioè, proprio bello. Questo è proprio level design di altissima qualità. Altissima qualità. Proprio complimenti. Bravissimi. Veramente un applauso alla Capcom. Perché dico questo? Perché nel vecchio Resident Evil 2 del 98 non era così. Non era così. Cioè, era comunque buono il level design, sia chiaro, ma non così. Questo è ancora meglio dell'originale. Hanno davvero migliorato un capolavoro. È la... secondo me questa, ragazzi, è la prima volta nella storia dei videogiochi, perlomeno per quello che vedo io, che viene preso un capolavoro senza tempo, come è Resident Evil 2, ma come sono stati anche tanti altri nella storia dei videogiochi, ed è stato migliorato in tutto e per tutto. Per ora io non ho da ridire né A né B di questo remake, ma vi giuro, niente, non gli sto trovando un difetto. A voler lamentarsi per forza non trovo niente. E hanno preso un gioco che era meraviglioso e l'hanno fatto ancora più meraviglioso. È assurdo. È la prima volta che mi capita una cosa del genere. Ragazzi, stiamo assistendo a un evento storico, secondo me, nella storia dei videogiochi. Veramente un evento storico. Butta lì. Boh, va là. Che è sta roba? Canna lunga per la Magnum. Oh, che bello. E che ci fa canna lunga? Esamina. Una modifica per la Lightning Hawk che riduce il rinculo e rende i proiettili più veloci, infliggendo più danni. Ok, ok. Ok, graditissimo. Graditissimo.
Allora, adesso abbiamo da fare nella stazione di polizia. Ancora torneremo nella stazione. Ma guarda che bello! Ragazzi, sono gasatissimo, non ci posso credere. Sono troppo contento di sta cosa. Troppo contento. Ma ti rendi conto che bravi, 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 bravi. Complimenti, cavolo. Mamma mia, hanno migliorato tutto di sto gioco. Tutto. Allora, modifichiamo la nostra Lightning Hawk. Continueremo a chiamarla Desert Eagle noi. Combina. Chissà se occupa due spazi adesso. Madonna. Si occupa due spazi adesso. Ma tanto non ce la portiamo dietro. E chissà se ci sono altre modifiche per sto cannone. Questo è un cannone. Allora, questa al momento non ci serve. Questa al momento non ci serve. Mentre invece mi serve il rullino. Perché io sono venuto qua perché voglio sviluppare quel rullino. Nascondiglio. Olè. Marvin? Ciao Marvino. Buono, 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 non ti incazzare. Entriamo qui. Ok, i cadaveri sono sempre tutti qua e questo mi sconcerta un pochettino, devo essere sincero. Sicuramente è una scelta estetica per creare più atmosfera, i cadaveri in giro, continuare a tenere l'attenzione. Non credo che avranno proprio delle funzioni di gameplay questi cadaveri, però... E qua ci sono due licheri invece. Due, non uno, due. Calmi. Calmi. Piano, Leon, piano. Andiamo piano, piano. Ok. Ok, perfetto. Pensavo peggio per ritornare qui, guarda. Pensavo peggio. Allora, sviluppiamo le nostre foto. Spegniamo la luce, non si sa mai. E via. Usa. Nascondigli. What? Questo so dov'è. Credo di sapere dov'è. E questo però... C'è roba nascosta dentro la stazione di polizia. Questo credo che sia per giunta anche qui vicino. Qual era quello che poi si entrava a sportello informazioni? La stanza del briefing. Credo che sia stanza del briefing. E da dove siamo noi adesso? Possiamo sprintare qui dentro e sti cazzi. Ammesso che non ci sia più Capitan Harlock in giro. Allora, piano adesso. Buoni, Licker, buoni. Se tutto va bene, sono nascosti, sprintiamo. Arriviamo quatti quatti, zitti zitti, fin dove... Ecco. Questo è molto male, ci piglia, eh. Ci piglia. Ok, facciamo il giro. Facciamo il giro. Non rischiamo di sprecare colpi, cure. Facciamo il giro. Ok, qui posso sprintare, credo e spero. E passiamo dal secondo piano. C'è un leaker. Ma che sta venendo qui? Ma sentito. Complimenti. Comunque qua c'è un leaker. Non t'alzare te, sai? Questo non si è mai alzato. Neanche questo, ora che ci penso. È il momento buono per alzarvi, ragazzi. Quando mai tornerò qui? Forse ci dovremo tornare ancora, 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 sapete? Salve. Non si offenda lei, eh? Stia buono lì dov'è. Bravo. Perfetto. Ok. Lei non si alzi. Ok. Allora, piano piano, chi va piano va sano e va lontano, facciamo il giro. Adesso possiamo anche correre. E ritorniamo di qua. E facciamo il giro dal salone principale. Capitan Harlock mi sa che non c'è più comunque. Facciamo il giro dal salone principale perché... Marvino! Sì, lo so, anche io sono contento di vederti, mi mancavi un po', sai?
Perché qua nel corridoio, dove c'era il putiferio, quando siamo tornati qua, non mi ricordo fare che, ho ammazzato il leaker che era qui. Quindi adesso non dovrebbe esserci nessun leaker da qui. Eccolo infatti, eccolo qui che è morto. Quello che era qua dietro che la prima volta mi ha fatto l'imboscatona. Quindi dovrei poter raggiungere la sala senza troppi problemi. Maledetto te. Oh. Oddio. Maledetti, oh. Oh. Mi faccio mordere. Ozzo! Ma ha fatto più male del previsto, eh? Non era qui lo stereo comunque. Bella cazzata che abbiamo fatto. Tocca ammazzarla questa, per forza. È ancora viva. Allora, fatemi vedere. Curiamoci intanto. D'erba a voi. Di qua c'è la morte. Qui c'è un telefono però. No, ma la scrivania è di legno. Azzo, questa radio, ok, ho sbagliato, non era qui. Era nel salone. Ma porca puttana. Via di qui. Qui si rispunta. Oddio. Salve. Salve. E l'altro dove è andato? Scusa, ma non erano due qui? Cioè, ce n'erano due solo quando mi dovevano uccidere, fammi capire. Eh già. Allora. Ok, una l'ho capita al 100% dov'è. Adesso sono sicuro, se non è lì, so dov'è. Mi serve un'altra cura perché qui abbiamo fatto la cazzata totale. E abbiamo finito anche i proiettili dell'Amati, quindi la possiamo depositare. E abbiamo solo tre colpi, eh. Mamma mia, sta stazione di polizia tutte le volte. Rifacciamo il giro giro tondo da qui sopra. Sperando che il leaker sia sempre lì dove deve stare. No. No, questo non lo superiamo. Questo non lo superiamo. Ok, passiamo dal terzo piano allora. Qui forse c'è un altro leaker. Andiamo piano. E infatti c'è. Ed è pure in mezzo ai... Vabbè, è proprio dove non dovrebbe essere. Siamo indicati. Ok, dal terzo piano non si passa. L'unico modo è passare dal secondo, lì dopo le docce, e eludere quel leaker in qualche modo. Dobbiamo fregarlo in qualche maniera. E penso di sapere anche come. Penso, se è sempre lì, penso di sapere anche come. Andiamo vicini, quatti quatti, zitti zitti finché possiamo. E quando lui si accorge di noi, sprintiamo dentro l'ufficio della Starz. Oh, bravo, bravo, stai lì. Bravo lui. Bravo lui. Andiamo piano piano. Oh, mi sembrava munizioni della Magnum lì sopra. Via. Oh, aspetta un po' che qui ci sono tante scrivanie di legno.
Adesso non è che mi ha messo il rosso qualche posto, no, assolutamente no. Quindi devo proprio riconoscerle io dalle foto. Mannaggia. Il primo non capisco dove sia. Una scrivania con un telefono, la roba rovesciata. Aspetta un po'. Forse è l'ufficio dove c'è la cassaforte? Vabbè, intanto andiamo a quella che so per certo. E vediamo cosa ci troviamo. Ma qualsiasi cosa ci troviamo è importante, quindi non è neanche da dire andiamo a vedere cosa c'è, se non ci interessa lasciamo perdere. Eh no, ci interessa è come invece, perché qualsiasi cosa ci interessa, un nastri inchiostratori, munizioni, qualsiasi cosa a noi ci interessa. Non è qui, no? No, non è qui. Allora, la foto con la radio deve essere questa stanza qua. Ma sto sbagliando di nuovo. Eh no, eccola lì la radio. Ma te non c'eri prima però. Se facciamo una cosa veloce, magari ce la facciamo senza sprecare colpi. Cos'è? Combustibile per 400? Per il lanciafiamme? Mi vuoi dire che c'è il lanciafiamme? Ok, adesso dobbiamo cercare una scrivania. Bravo, stai fermo lì, continua a guardare la finestra. Dobbiamo cercare una scrivania con una tazzina piena di penne ribaltata. Qua dentro potrebbe essere. Una tazzina piena di penne ribaltata e un telefono. Che a me comunque dà l'idea. Io qui controllerei per sicurezza, tanto non ci rischiamo niente, siamo qua. Tipo questi uffici qua, no? Eccolo lì, è questa, è questa. No, ma è molto simile a questa qui. È l'altro ufficio, ragazzi, dai. È quello dove c'è la cassaforte. Dove abbiamo trovato il caricatore maggiorato. Ah, era lui. Il caricatore maggiorato per la Matilda. Madonna, che paura. Qui io non vedo telefoni. È là, dai. Me lo sento. Speriamo che sia là. Speriamo che sia là. Via di qui. Il combustibile per il lanciafiamme che metteremo subito via, comunque. Deposita. Salve Marvin, come posso servirla? Ma lui può venire qui dietro? Oh sì, se può. Oh merda. Marvin, vieni via da lì dietro perché mi serve, eh. Su, forza, non fare il dispettoso. Là dentro. Andiamo a vedere là dentro. Telefono. No, non è questa. Perché fatemela riguardare bene. È una scrivania di legno con tutte le carte, un bicchiere tutto rovesciato sopra, dei libri impilati. Dietro si vede tipo degli armadietti. Quanto mi piacerebbe poterla vedere un po' più grande di così. Non ci sono grossi indizioni su sta stanza. Una bandiera americana? Questa è una bandiera americana? E dov'è che era la bandiera americana? Nell'ufficio della Stars? Porca miseria. Mi sa che non è qui allora, ragazzi. No. Qui c'è il telefono, infatti c'è i libri, ma non è tutto cappottato. Non è questa. Puttana miseria. Stai a vedere che è l'ufficio della Stars, davvero? Una bandiera americana. Allora, da qua lo raggiungiamo abbastanza bene l'ufficio della Stars. Se non c'è. Ok, non c'è. Il nostro amico tra le balle, stavo per dire. Quindi andiamo piano piani. Andiamo a vedere l'ufficio della Stars, perché potrebbe essere quello, la scrivania lì del capo della Stars. Mi pare di ricordare che fosse lì la bandiera americana, mi pare. Oddio.
Sono entrato un po' troppo convinto questa volta qui dentro, eh? Me la sono rischiata, stavo per fare la cazzata. Qui. Sì, dimmi che è qui. Sì, è qui, è qui. E che è? Scatola di legno. Cacciatore di tesori, abbiamo preso un achievement. Dov'era la bandiera americana, scusa? Cos'è che ho visto io? Eccola! Eccola, perché l'immagine era da qui e si vedeva. Ok, ok, meno male, meno male. Che è sta roba? Esamina. C'è qualcosa all'interno. Mirino red dot per la lightning hawk. Che permette di mirare con grande rapidità. Va bene, ragazzi, va bene. GG. GG. Stai fermo lì, eh. Stai fermo lì. Perfetto. Madonna, che chiappo che abbiamo. Fermo lì, eh. Via. Che chiappo che abbiamo fatto con questi due tesori. Il lancia, il combustibile sembra proprio per palesemente per il lanciafiamme. Io non ricordo che sull'originale Resident Evil 2 del 98 ci fosse un lanciafiamme. Non me lo ricordo proprio. Però adesso abbiamo fatto tutto di nuovo nella stazione di polizia. Possiamo andarcene un'altra volta. Tanto prima o poi ritorneremo. Marvin, non ti preoccupare, che adesso noi ce ne andiamo ma torniamo, eh. Non ti lasciamo qui da solo, non ti preoccupare. Dammi quella belva. Eccola qua. Combina. E ora, scusate, sono curioso di provarla, eh. No, non sparo a Marvin, non vi preoccupate, però. Ah, va che roba, fa anche il mirino. Ok, aspetta, Marvin, aspetta. Marvin, mannaggia a te però. Vabbè, c'è un'altra cassa qua giù. Ok. Sì, sta cosa non... sta pistola non si tiene in mano adesso da quante pesa, tipo. Il red dot nella... che poi si vede come un laser. Perché si vede come un laser? Non è un laser, questo, è un red dot. Che si fa? Allora, si riprende la chiave delle fogne, la manopola T. Proiettili della Magnum ne abbiamo 25. Buono, 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 buono. Buono, 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 buono. Non so se riprendere anche la Matilda, ma sì, dai. Abbiamo 4 slot liberi, se li prendo... Sì, 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 sì. Magari troviamo altri colpi. Ok, andiamocene. Madonna che figata, ragazzi. Che figata, io sono allibito. Sono allibito, mi giuro. Allibito. Mi aspettavo, sì, magari un buon remake, ma mica una cosa del genere. Cioè, io addirittura pensate che i miei progetti erano all'inizio di fare questo remake di Resident Evil 2, portarlo sul canale e poi, dopo averlo completato, rigiocare il vecchio Resident Evil 2. Lo posso riprendere ancora? Ah, ma non serve più. Non serve più questa volta, ok? Scarta. E poi di portare sul canale il vecchio Resident Evil del 98 proprio per vederne le differenze, perché non vi dico che ero convinto, comunque sicuro, che sto gioco uscisse male, anzi avevo fiducia in questo remake, ci speravo tanto, però ecco, una cosa di cui ero praticamente certo è il fatto che un remake non supererà mai l'originale, cioè... Perché non si è mai visto, in genere quando si vanno a ritoccare capolavori si finisce sempre per rovinarli, oppure si migliorano alcune cose e se ne peggiorano delle altre. Quindi io volevo farvi vedere tutti e due i giochi, quello vecchio e quello nuovo, per farvi vedere le differenze. No, guardate che figo che era in quello vecchio fare questo, questa scena era così, era cosà. E avrebbe avuto un senso, sarebbe stata un'idea carina. Ma ragazzi, adesso sto remake ha completamente nullificato l'esistenza del vecchio Resident Evil 2 del 98. Cioè, è meglio in tutto questo Resident Evil 2. Non ha veramente senso giocare l'originale. Non ha veramente senso. Devo essere sincero, quasi un po' come quello di Resident Evil 1, perché anche quello sostanzialmente è meglio in tutto. Lì però hanno cambiato troppe parti della storia, troppe parti, cioè, troppi enigmi stupidotti. Ecco, quello è bello, ma qualche difettuccio io l'ho trovato. Qui per ora proprio... niente, niente. Assurda sta cosa. Veramente assurda. Voglio andare a prendere quel coltello. Ormai questo episodio facciamo raccolta oggetti, quindi dobbiamo tornare indietro.
prendere la torre, perché lì ci stava lo spinotto della torre. Non so se funzionerebbero anche gli altri. Noi per sicurezza prendiamo la torre. E andiamo a prenderci quel coltello, perché non mi sta proprio bene lasciarlo lì. Anche perché il nostro è quasi consumato. Quindi un bel coltellino di ricambio schifo non ci fa. Lo schifone, dimmi che è sempre laggiù a non si sa fare che. Sì, bravissimo. A te stai lì, bravo, 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 bravo. Stai lì, che a noi ci va benissimo. E bisognava andare di qua. Sto cominciando a memoria a orientarmi qui. Qui si risbuca dove c'era lo zombino. Perfetto, sempre più vicino però. Questo non va bene. Chissà se cade dal ponte qui di sotto. Ma no, mai, non cadrà mai da sto pontile. E mi sa che lo scopriremo dopo. Eh già. Eh già. Allora, qui ci prendiamo la torre. Che dove sta? Qui. E questa è la posizione della torre, devo ricordarmelo, accanto al cavallo. Adesso che gli dico però a quello zombino? Oh cazzarola! Mi tocca ucciderlo. Mamma mia. È sempre brutto, dovergli sparare all'ultimo istante così. È sempre brutto. Però... già che mi girano le palle che dobbiamo sprecare un colpo di fucile a pompa per uno zombino. Figuriamoci poi doverne sprecare due perché mi faccio prendere dalla paura e dall'ansia e sparo troppo presto. No. Però è brutto, ragazzi, stare lì a mirargli in faccia all'ultimo momento. Aspetta a guardare i propri movimenti quando sta per saltarti addosso e sparare. Proprio brutto quando succede. Stai fermo laggiù te, eh. Ok, qua lo zombie era finito di sotto, mi ricordo. Ma che senso ha sto ponte comunque? Cioè, voglio dire, bravi, tutto il discorso degli scacchi, simpatico, ma questo ponte non ha nessun senso. Nessun senso. Aspetta un po', questa mica l'avevo aperta, sai. Usa. Ora è inutile? Sì, bene. Scarta. Permesso. Oh sì, altre risorse. Dammi, dammi, dammi quella grande. E due nastri. Oh ragazzi, adesso con i nastri siamo a posto, eh. Me la son tirata per diversi episodi senza salvare, a fare gli eroi della situazione, eh. Però adesso siamo a posto con... dove sarebbe sto coltello? Dovrebbe essere qui. Eccolo qua. Dammi qua. E adesso dovrei aver preso tutto. Oh yes. Rimane solo la stanza di monitoraggio, che c'è l'enigma. Rimane lo spinotto che devo riprendere ora. E il canale con tutti i cadaveri schifosi che partoriscono gli obrobri, ok. Ok, quindi ritorniamo indietro. Perfetto, e invece ce l'abbiamo fatta anche a prendere praticamente tutti gli oggetti delle fogne. Ve l'ho detto, pensavo che non ci saremmo riusciti, a prendere tutta la roba delle fogne. Perché col fatto che sono così intricate... eh sì, adesso scomparso. Col fatto che sono così intricate e labirintiche, avevo paura di... non di perdermi, però di dire sti cazzi. E lasciare la roba lì. Ovviamente, giocando da solo non l'avrei mai fatto, ma dovendo portare avanti una serie, non è che si può stare 10 episodi nelle fogne a cercare gli oggetti. Cioè, uno ci può anche stare, ma non di più. Già due sono troppi. Poi la gente si annoia ed è un macello, quindi... ah, stavo per dire, dov'è lo zombino? L'abbiamo ucciso. Andiamo a rimettere a posto tutta questa roba e... anzi, io metto a posto tutta questa roba, rimetto a posto lo spinotto della torre, metto nel baule polveri da sparo e cose che abbiamo trovato, salvo... e ci vediamo nel prossimo episodio, dove finalmente per la vostra felicità procederemo e andremo in quella zona orripilante con tutti i cadaveri che partoriscono gli obrobri. Alla prossima.